Un taglio, seppur minimo, del costo dei carburanti per i pescatori tarantini è quanto emerso dalla riunione odierna in prefettura, nel corso della quale i rappresentanti sindacali del settore si sono confrontati con i vertici della raffineria Eni, il presidente dell'autorità di sistema portuale e il comandante della Guardia Costiera con il coordinamento del prefetto. Siamo riusciti ad ottenere un simbolico intervento da parte dell'Eni attraverso l'eliminazione di un passaggio che veniva fatto prima che la pompa rifornisse i nostri pescherecci. Ripeto, anche se è una riduzione minima, però per noi ha una grande importanza anche per il proseguo che avranno questi incontri. Registriamo con molto piacere che le istituzioni si dedicano alla nostra problematica, una problematica che abbiamo ancora oggi descritto come vitale per la tenuta del settore e per la sua sopravvivenza. C'è una possibilità che un nuovo punto di rifornimento possa essere attivato? Questa possibilità ci sarebbe, ovviamente è vincolata alla presenza di un punto di sbarco, di un punto di approdo o comunque della realizzazione, dell'approvazione del piano comunale delle coste che porteremo sicuramente all'attenzione del comune di Taranto una volta che si sarà risolto, insomma, il problema legato alle elezioni amministrative del 12 giugno.